avviare un percorso di collaborazione istituzionale tra le parti firmatarie per un progetto di razionalizzazione e valorizzazione di un'aliquota della base navale della Marina Militare di Napoli per consentire la fruibilità pubblica e anche un diciamo, sviluppo economico del tratto finale del molo San Vincenzo, già nella disponibilità dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Per l'Agenzia del Demanio è un momento importante, così come per tutte le istituzioni coinvolte e i cittadini di Napoli. Questo perché si dà un valore, questo dualismo che ci sarà, quindi attività istituzionali che verranno confermate, ma per attuare la cittadinanza, a quello che è l'accezione di demanio pubblico marittimo. Il valore che viene generato dal fatto di avere l'accessibilità è per tutti importante. L'Agenzia del Demanio sta operando ormai da tempo con la task force per operazioni di razionalizzazioni sul territorio per consentire di mettere a nuova vita in un nuovo circuito di valorizzazione a caserme che avevano perso la loro attività. Con questi 6 milioni noi completeremo tutto l'accesso, il collegamento, quindi l'accesso e la ristrutturazione dell'eliporto e l'inizio dei lavori per quanto riguarda poi la parte del molo vero e proprio. Stiamo adesso poi insieme all'autorità portuale mettendo a punto un progetto e anche reperendo i finanziamenti che insomma su cui abbiamo fiducia di averli senza grandi problemi per la ristrutturazione di tutto il molo e anche delle botteghe borboniche in maniera tale da realizzare questo nostro progetto di valorizzazione, fare un grande molo per l'attracco anche dei maxi yacht e poi creare dei luoghi di servizio e di intrattenimento per i cittadini insieme alla sovrintendenza, perché ovviamente questo è anche un luogo storico che ci consente veramente di valorizzare una cosa così bella per Napoli. Qualche anno fa ho fatto anche io il sindaco di una piccola città e so cosa significhi come dire, recuperare spazi pubblici, anzi in questo caso far diventare pubblico uno spazio. So cosa significa riconnettere, so cosa significa riqualificare, so cosa significa riprogrammare dal punto di vista urbanistico una città, e so che una città e una comunità cambia, e credo che nel cambiamento delle città e della comunità ci debba essere anche la capacità di immaginare il cambiamento appunto degli spazi pubblici, la loro fruibilità e la loro strategicità. E quindi sono molto contento anche alla luce di questa esperienza, ringrazio davvero tutti coloro i quali l'ha resa possibile, voglio ringraziare la nostra task force immobile che è molto impegnata da questo una volta la Marina Militare del nostro paese, ma voglio ringraziare gli enti rappresentati a questo tavolo, perché oggi firmiamo, ma come sempre dietro una firma c'è un lavoro che si è fatto insieme con tutte le nostre competenze ma anche con tutto il nostro entusiasmo. Insomma, penso che sia un bel segnale per Napoli, ma penso che sia anche un bel segnale per l'Italia, cioè quando si lavora insieme si fanno buone cose, e oggi è testimonianza quello che stiamo per firmare.